Siamo qui a mezzo noi, come ti chiami? Mi chiamo Valeria Della Rocca. Di dove sei? Sono di Napoli, Italia. Quante volte sei stato a Medjugorje? Questa è la quarta volta che vengo a Medjugorje. Dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Ho sentito parlare Medjugorje da mia sorella tantissimi anni fa, quando c'era padre Gozzo. Lei venne qui a Medjugorje e ci parlò tantissimo di questa realtà. Ero piccola, ero curiosa e all'epoca però decisi di non affrontare questo viaggio. Con gli anni ho incontrato tante persone, tra cui una mia carissima amica Anna Laura Di Lugo, con la quale ho intrapreso questo splendido viaggio e ogni tanto quando la Madonna mi chiama io vengo. E perché eri attirato a venire qui? Perché nella vita di ognuno di noi ci sono problemi, ci sono difficoltà, ci sono paure, angosce. Venire a Medjugorje ti allevia queste paure, trovi le tue risposte, ti senti più serena, più leggera e piena di pace. Quali sono le vostre esperienze qui? Sono esperienze tutte positive. Sono riuscita quest'anno a portare mio figlio, il quale sta affrontando un periodo difficile. Ci tenevo tanto a portarlo, ho pregato tanto la Madonna, mi ha ascoltato e quest'anno lui è qui. E hai ricevuto guarigioni, conversione a Medjugorje? Non parlerei di guarigioni dell'animo. Sicuramente è una guarigione, quella sì, c'è molto amore, molta serenità, quindi quando torno in Italia dopo un viaggio a Medjugorje riesco a trasferire agli altri questo amore, questa gioia, questa serenità che diventa contagiosa. E preghi il rosario? Sì, prego il rosario. Perché? Perché sono venuta a Medjugorje e dopo Medjugorje vado a messa tutti i giorni. Wow! E perché tutti i giorni la messa? Io vado perché voglio ascoltare la parola del Signore, perché sentendo ogni giorno il Signore in me sono più felice e affronto meglio la mia giornata. E che diresti alla gente perché sei cattolica? Sono cattolica perché ho trovato le mie risposte nella religione, perché ogni volta che ho chiesto aiuto l'ho avuto e perché esiste Dio. Sono convinta che esiste Dio e sono convinta che pregare il Signore ci aiuta tanto e deve aiutare questo mondo ad essere migliore, perché il maligno purtroppo è ovunque. Molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di guidarci, come si dice questo, e di metterci all'inferno. Come è veramente Dio Padre? No. Come è Dio Padre? Dio Padre, io immagino che sia una persona buona, una persona che ci ama, piena di amore, piena di luce. È Lui che ci guida e che ha dovuto mandare qualcuno che avesse le nostre sembianze per essere ancora più vicino a noi, per far credere di questo amore, e Gesù è la persona che ha incarnato questo amore. Ci sono troppe testimonianze di fatti reali, troppi miracoli che non possono lasciarci indifferenti. Esiste, c'è chi non lo vuole credere, ma di fronte a dei miracoli nella vita delle persone non puoi che fare altro che credere e trasferire anche agli altri l'amore che farà dei miracoli anche a loro, se ci credono e hanno fede. E cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbe pensare, cosa pensa il sacerdote di tutte le cose brutte che ho fatto? No, un sacerdote non può dire le cose, può solo ascoltare. E quindi bisogna liberare l'anima, il peso delle proprie tristezze, delle proprie angosce, bisogna cacciarle. Io oggi vengo dal monte dove è apparsa la Madonna e mi è stato detto: caccia tutto quello che hai dentro, caccialo qua su questo monte, così ti liberi. Sono scesa più leggera. Bisogna parlare, bisogna cacciare le proprie angosce e dirle a Dio che ti aiuta a risolvere e a combattere le tue paure, a trovare sempre delle soluzioni. Vedo che hai un rapporto personale con Cristo.
come può una persona avere anche questa relazione personale con lei? Ma la relazione personale la crei tu con Dio, sei tu che se vuoi la crei. Dio è lì, ti ascolta se tu lo chiami, lui c'è. E quindi lo devi chiamare, devi parlare con lui. E a furia di parlare alla fine ti ascolta, e quando tu hai paura ti rendi conto che non ne hai più dopo che hai parlato con lui, perché è vicino a te. Hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza e il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio? Mi hanno avvicinato di più, ma io ho sempre creduto in Dio e in Gesù. E nei periodi di difficoltà ti avvicini ancora di più e preghi ancora di più. E hai avuto un momento speciale di conversione nella tua vita? Gesù la chiamo la rinascita nello spirito. Sicuramente ci sono vicina, sto lavorando per questo, per avere questa conversione ed essere ascoltata di più, ma bisogna pregare tanto perché ciò avvenga. E cosa ha fatto Gesù nella tua vita? Tanto. In che modo Gesù ha cambiato la tua vita? Mi ha reso una persona positiva, una persona serena, una persona felice, una persona che guarda gli altri senza invidia, una persona che ama il prossimo, che ama la vita. E tutto questo sono quello che Dio vuole da ogni essere umano. Molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti loro? Come incontrare la loro vocazione? Io non credo che trovi la vocazione, non è che qui si fanno i miracoli, però sicuramente vieni a Medjugorje per trovare serenità, per trovare pace, per stare bene, per liberarti delle tue paure. Il benessere psicofisico lo trovi a Medjugorje, anche se non credi. E l'adorazione per te? L'adorazione è un momento di conciliazione con la Madonna, un momento di beatitudine, insomma, di molto profondo. Se riesci ad averlo, sei fortunato. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? Perché nella vita bisogna sempre avere il coraggio di trovare un posto, un luogo dove stare bene e convincersene solo quando si viene sul posto e provare, toccare con mano l'esperienza. E quindi io dico sempre: vai a Medjugorje e tornerai diverso a casa. Wow. E per te l'Eucaristia, la Messa, che è la bellezza della Messa Cattolica? La Messa Cattolica, la Messa in generale, è un momento in cui hai la possibilità di ricevere il Cristo con l'ostia e quindi avere un'unione ancora più forte con Gesù. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie a voi.